ho il piacere di dare la parola a Mario Di Stefano, sottosegretario agli esteri, che come sapete ha tra le varie competenze il commercio internazionale e l'internazionalizzazione, insomma, quindi per noi è un abituale interlocutore. Prego, Mario. Grazie Ambasciatore Angeloni, ringrazio prima di tutto il Ministro Stefani per la presenza qui oggi e per l'ennesima testimonianza di sistema che proviamo a portare avanti a volte con difficoltà all'interno delle varie istituzioni italiane. E in effetti il punto di partenza del discorso dell'Ambasciatore Angeloni è molto pertinente. Perché in Farnesina? Perché in Farnesina? Perché noi crediamo che questo sia un progetto anche di promozione paese, ma anche di internazionalizzazione di un'impresa, come tutte le altre. Forse scardinare il muro del guardare le cose come se fossero di nicchia da proteggere, come diceva il ministro, a volte può ledere all'esperimento stesso, no? Invece noi internazionalizziamo centinaia di migliaia di aziende ogni anno, aiutiamo aziende ogni anno ad andare all'estero. Questa è potenzialmente un'azienda con un potenziale in più rispetto alle altre dal punto di vista etico e sociale. Se la vogliamo vedere così, possiamo promuoverla esattamente come facciamo con le altre all'estero. Però è importante raccontare anche che cosa è di più rispetto ad altre aziende, perché è un'impresa sociale in realtà. Dicevo il parallelismo con l'azienda per far comprendere il senso della promozione che vogliamo darle. Qui si formano dei ragazzi, dei giovani uomini e donne italiani al settore alberghiero, della ristorazione e con percorsi di formazione ai quali si è dato questo nome fantastico, secondo me, l'Accademia dell'Indipendenza, perché manifesta proprio la ragione sociale, poi il senso sociale di questo esperimento. E lì si porta a una maggiore consapevolezza anche di una cittadinanza attiva che spesso, lo dico per conoscenza anche diretta di questo mondo, viene un po' tralasciato. E questo con un progetto che è pienamente dentro le logiche anche del business, quindi la sostenibilità economica del progetto stesso. E quindi di fatto si va a creare un vero e proprio catalogo alberghiero che si incentra non soltanto sul business, ma sull'inclusione lavorativa dei ragazzi con disabilità e quindi può promuovere non soltanto classici valori di un'azienda che oggi fortunatamente iniziano a includere anche quelli etici ed era ora, aggiungo, ma anche l'immagine di un territorio, quello italiano, che anche in questo settore sa essere innovativo, sa essere creativo, sa essere incentrato su valori etici importanti. Quindi di fatto l'inclusione di questo ambito etico all'interno della promozione di questo sistema va a dare al turismo italiano, da sempre molto appetibile e richiesto, alla parola sostenibilità va ad aggiungere anche responsabilità. Ecco, forse questo è proprio il senso di quello che anche il ministro Stefani diceva prima, sostenibilità oggi non c'è un'azienda che possa permettersi di dire nel mio statuto etico non metto la sostenibilità, allo stesso modo la responsabilità sociale deve includere anche i temi della disabilità. Ringrazio per questo la collaborazione con il centro di ricerca Arco, che ha applicato una metodologia partecipativa di business e una valutazione poi del progetto che coinvolge direttamente i beneficiari, gli stakeholder e valuta poi l'impatto sociale ed economico, ovviamente. In particolare è bene ribadire quanto sia anche sostenibile l'esperimento dal punto di vista del territorio ed economico. I dati che abbiamo ci dicono che Albergo Etica ha avuto un ritorno sociale di 3,72 euro per ogni euro investito. Per dare il senso di quello che dicevo prima, è a tutti gli effetti un progetto che si può internazionalizzare. Abbiamo questi giovani protagonisti del percorso, appunto dell'Accademia dell'Indipendenza, che imparano a essere sempre più autonomi, sia nella professione che nella vita privata e soprattutto, lasciatemi dire, riescono oltre a imparare anche a dare ai clienti delle loro strutture qualcosa in più rispetto a quando sono entrati, quindi arricchiscono la collettività, con la quale entrano in contatto. Su tutti questi punti di vista, Albergo Etico è pienamente un partner della nostra strategia di promozione integrata, ha detto bene l'ambasciatore Angeloni prima, dicendo che possono raccontare di fatto il nostro paese all'estero con altre sfaccettature che magari abbiamo
raccontato un po' meno negli ultimi anni. Noi abbiamo la nostra nuova forma di promozione integrata, diversi pilastri di questa. Due componenti sono proprio la dimensione culturale e quella economico-scientifica. Quindi questo progetto veicola esattamente queste due immagini anche all'estero. E il progetto che è nato ad Asti e che parliamo quindi davvero di un progetto di internazionalizzazione. E questo è sicuramente, può essere sicuramente un punto di riferimento per una nuova forma di racconto che va a colmare quella domanda di Italia che cresce di sempre di più, fortunatamente lo vediamo dai dati continuamente di Italia, una maggiore richiesta sempre crescente e quindi questo progetto che prima in qualche forma si sposava soltanto con alcune rassegne tipo la settimana della cucina italiana nel mondo, che anche quest'anno ci sarà dal 22 al 28 novembre, oggi in fin dei conti viene allargato ad altri aspetti. Il vantaggio chiaramente per il progetto stesso è di poter contare in modo strutturale sulla promozione della Farnesina, una rete tra rete diplomatico-consolare, istituti di cultura e quant'altro che conta quasi 300 punti nel mondo e quindi una vetrina internazionale di riferimento che ha l'obiettivo anche appunto di far aumentare la capacità del progetto stesso e la struttura stessa. E lasciatemi dire che in prospettiva si possono abbinare anche altre cose, perché la promozione integrata storicamente, ora è molto più anche economica, ma storicamente parlava appunto di cultura e di italianità nel senso tradizionale del termine. Beh, questi ambiti non vanno dimenticati, perché all'interno del progetto di albergo etico si potrebbero inserire anche percorsi legati all'arte, legati a tutte le capacità che questi ragazzi e ragazze hanno, con esperienze che sono state già fatte ad esempio alla Biennale di Venezia, che potrebbero essere integrate in questo percorso. E chiudo dicendo che questo è un lancio, ma che seguiranno azioni concrete. Noi, finito questo incontro di oggi, invieremo a tutte le nostre sedi diplomatico-consolari e agli istituti di cultura un concept progettuale dedicato ad albergo etico, accompagnato da un kit multimediale per la sua promozione, e quindi cercheremo anche di diffondere maggiore consapevolezza sui territori di questa esperienza. Sono convinto che questo progetto, grazie quindi alla sua innovativa formula imprenditoriale inclusiva e sostenibile, sarà un esempio prezioso per tutti noi e arricchente sicuramente per tutti noi. E quindi vi ringrazio, vi auguro veramente un buon lavoro e sono felicissimo di aver potuto incontrare oggi una rappresentanza dei ragazzi di questo progetto e in particolare il decano di questo progetto che mi sarà presentato. Grazie. Grazie molto al sottosegretario Di Stefano. Adesso